lavoro abbiamo accolto questo momento davvero con grande ed enorme rispetto da parte di tutti, mettendosi completamente a disposizione. Noi sappiamo che nella società attuale c'è, come si può dire, una sorta di... siamo un po' stanchi, siamo un po' sfiduciati, pensiamo che tutto non debba più succedere, quello che è successo di positivo dopo quel 45, e tutto sommato questa sensazione la proviamo, la sentiamo. Io devo dire che fin dalle letture giovanili, se qualcuno mi ha aiutato a superare questi momenti di tristezza e di tragedia, di allontanamento dall'uomo, sono state proprio le parole di Anna Frank, una ragazza così giovane, così piccola, così indifesa, così sola, che ci ha lasciato, a mio avviso, un grande testamento, quando dice: sento i rumori di chi viene a prendermi per portarmi alle ultime ore, di fronte alle ultime ore della mia vita, ma io dentro di me rimane sempre la fiducia nei confronti dell'uomo. Ecco, queste sono delle parole che mi hanno accompagnato e mi accompagnano davvero sempre, e voglio ricordarle qui anche con voi. All'interno del catalogo ci sono testimonianze appunto di due scrittori, tutti con esperienze drammatiche nelle loro famiglie. Ci sono delle poesie che ci devono far riflettere, io non voglio né leggerle né commentarle, perché nel silenzio di questo momento e di questa giornata, sicuramente con la pubblicazione di questo piccolo documento, non voglio chiamarlo catalogo, piccolo documento, avete modo di leggerle nel silenzio della vostra intimità e poi di fare giustamente le riflessioni che ognuno di noi ritiene opportune. Abbiamo voluto chiudere con una poesia che guarda l'utopia come elemento da dover raggiungere, che si pone lì nella linea del confine, e tutte le volte che mi avvicino a questa utopia, questo confine si allontana e si allontana l'utopia, ma l'utopia consente di poter vivere e di realizzare un mondo sicuramente migliore, perché se guardiamo indietro a quel 45, sicuramente oggi il nostro modo di stare qui oggi in piena libertà e con tutta la voglia di riaffermare la democrazia, ma anche di costruirla meglio, più forte, più aperta, che allontani disastri, atti come quelli che abbiamo visto, che sono ancora presenti in varie parti dell'umanità e del mondo, questo è un fatto che ci deve dare la fiducia di poter continuare. Per dire due parole sulla mostra e sugli artisti, proprio poche due parole, è una mostra che storica, che vuole essere storica nel senso di testimoniare che l'impegno degli artisti è da sempre vivo, presente nei temi dell'arte, della civiltà, dell'etica degli artisti, e abbiamo la presenza di due artisti scomparsi, uno è Vittorio Basaglia, che l'abbiamo qui alle nostre spalle, con un quadro del 63, presente a Capesola, a Qualamase e così via. Abbiamo un'opera, un'edera che finisce con, diciamo, il percorso della mostra con Alberto Gianquinto. Abbiamo un quadro molto importante, grande, ma non solo per la sua grandezza, dimensioni, ma grande per l'artista che produce un tipo di immagini, che è Nietzsche, un artista austriaco che non è ovviamente qui con noi perché vive lontano, ma ha aderito a questa iniziativa. E poi ci siamo noi che con fatica e con grande rispetto posso dire solo due cose su di noi: l'impegno, la voglia di esserci e la voglia di raccontare. C'è un pezzo di Romano Abate che mi scrive e mi dice: guarda, non era tanto il fatto di aderire, di capire, non era neanche il fatto della motivazione per lo scoprire, era il fatto che dovevo da subito mettermi e costruire l'opera. La Sara Sedman, che siamo stati assieme tanti tanti anni fa nei banchi di scuola dell'Istituto d'Arte, ci siamo ritrovati, anche lei non ha perso un istante, ha detto: Angelo, io conservo una piccola pagina tutta piegata che racconta la vita, la storia e quei momenti terribili di mia mamma, e ho reso arte, ho reso testimonianza questo momento così intimo, e voglio offrirlo, voglio darlo alla città di Mogliano. Eccolo qua, Francesco. Tobia Ravà, che attraverso i numeri,
attraverso la matematica, attraverso l'incontro di questi numeri del paesaggio, degli alberi che hanno un significato enorme, troverete scritto meglio dentro al documento, è stato immediatamente elemento che ha stimolato la nostra voglia di costruire questa mostra. E poi degli amici che mi sono stati vicini in questo momento, Emilio Bianchi, gli ho chiesto: Emilio, ma cosa possiamo fare in questo momento? Lui ha pensato, ha scritto anche: ho fatto delle scatole, non realizzo delle opere a tema, però le mie scatole che raccolgono sempre e comunque quotidianamente tutti i miei pensieri, dentro contiene anche questi pensieri. Poi Fabio Citon, che con questo assoluto del bianco e con dei simboli, con dei riferimenti, ci dà un momento di davvero riflessione, ma anche di intimità, ce lo offre nel massimo appunto del bianco, del non colore, che poi raccoglie la luce, tutti i colori. Non so se ho dimenticato qualcuno, forse ne resta uno, sempre la Z, che sono io, Francesco, adesso arrivo, che sono io, ma per rispetto a tutti quanti voglio solo dire, non voglio chiudere con il mio racconto, voglio solo dire che ho portato due opere, una è un relitto e una è un quadro, un'opera fatta di segni. E qui chiudo. Francesco Stefanini, eccolo, che ti abbiamo chiamato prima, anche lui un attimo di esitazione e poi ho detto: Francesco, che assieme abbiamo valutato che da sempre la speranza, la luce, la spiritualità che accompagna tutti questi 11 artisti è l'elemento di questa iniziativa e di questa mostra, e in effetti è qui con noi, non solo come fisico, ma anche con le due sue opere. Tobia Ravà, l'ho citato, ne ho parlato, ma visto che l'abbiamo e che deve anzi ricordare e abbiamo la possibilità di leggere il catalogo, spiegherà meglio il fatto di me, perché io davvero sono un po' in difficoltà L'assessore. Allora, alla cultura del Comune di Cogliano. Io intanto vorrei partire con un applauso ad Angelo Gennaro. No. Glielo dobbiamo perché è stato grazie al suo stimolo, al suo grande lavoro e alla collaborazione che ha saputo portare avanti che siamo riusciti a fare questa giornata e questa mostra contro l'indifferenza. Allora, io attribuisco un doppio significato a questa mostra. Uno è naturalmente quello della giornata della memoria. Un altro è quello che in realtà noi stiamo occupando finalmente con sempre più frequenza uno spazio e siamo sempre numerosi e ci vediamo sempre di più, e questo secondo me è un grande dato, anche perché noi tutti probabilmente parliamo lingue diverse, ma quando ci troviamo qui parliamo più o meno la stessa lingua, e questo, credetemi, è un grande successo, non per me ma per la nostra città. Allora, l'idea è partita, diciamo, da uno stimolo di Angelo, subito colto, perché proprio lo spirito del non essere indifferenti a determinate tematiche è quello che ci deve condurre. Allora, oggi è una giornata nella quale io, credetemi, provo una grandissima emozione a parlare. Mia madre era del 21 e quando io ero ragazzo, giovane, bambino, sono figlio di genitori molto anziani. Mia madre, che era stata in campo di concentramento, e in campo di lavoro, poi si era salvata perché era una contadina. Ogni volta che noi mangiavamo patate, lei le sbucciava, mi diceva: guarda, le patate, le bucce mi hanno salvato. E io da bambino e con molta superficialità ho sempre lasciato perdere, non ho dato una grossa importanza a questa, che con molta leggerezza, questa tragedia che mi veniva raccontata con grande leggerezza. Per cui per me è veramente un doppio... sono molto felice che non dimentichiamo e siamo qua a non dimenticare. E stanotte, girando, documentandomi, perché io vari di notte non dormo come molti fanno, io invece sì, ho qualche problemino, e guardavo alcune storie, alcuni momenti, alcune vicende, e tra leggenda e storia mi sono soffermato sulla storia di Cristiano X, re di Danimarca.
una storia vera, non vera, ma che comunque magari voi conoscerete, che io così vi voglio semplicemente così raccontare. E all'indomani delle leggi razziali, il re, invece che i cittadini dovevano mettersi la fascia con la stella di David, cosa ha fatto? Lui stesso ha messo la fascia con la stella di David. E si racconta che poi tutti i cittadini, i danesi, l'indomani, visto il re che portava la fascia con la stella di David, tutti hanno portato la stella di David. Allora, è una storia semplice, banale, vera, non vera, eccetera. Ci sono molte storie sui giusti, verissime e importantissime. Però questa è una storia molto semplice che però vorrei fare nostra. Noi oggi portiamo la fascia. Noi oggi stiamo condividendo un'appartenenza ben più alta e dobbiamo fare in modo di portare la fascia ogni qualvolta serve. Perché la cosa peggiore che possiamo fare è quella di essere indifferenti, di fregarcene. Noi, a noi le cose interessano e le vogliamo fare. E permettetemi di concludere ringraziando ancora tutti gli artisti che hanno voluto donarci questo loro impegno e donarlo alla città di Mogliano. Grazie. Dovete perdonare davvero e scusare la nostra qualche disguido dettato proprio dalla stanchezza. Olimpia Biasi. Dove sei? È andata via. Olimpia Biasi. Anche lei è con noi, con due opere, ha dovuto lasciarci. In un momento, se non è andata a Treviso, non lasciarci. Allora? Buonasera a tutti. Io sono assessore alla viabilità in provincia. Porto i saluti del presidente Leonardo Muraro, che è un vostro concittadino. Vengo ben volentieri e ringrazio l'invito della città di Mogliano e degli organizzatori per portare un saluto, ma soprattutto mi complimento per questa iniziativa. Io sono anche sindaco da 8 anni, quindi vivo direttamente questa realtà e questa pagina di storia. Come diceva prima l'assessore qui vicino a me, è un tema che mi è molto vicino. Anch'io, mio padre è venuto a mancare 3 anni fa, ha vissuto l'esperienza del campo di concentramento, ha avuto la fortuna di ritornare e quindi so cosa vuol dire parlare in famiglia di quelle pagine tristi che per tanti anni purtroppo il nostro paese ha dimenticato. Questo è stato veramente una grave offesa per chi non ha potuto far sentire la propria voce, perché tanti sono tornati, tanti sono rimasti, ma purtroppo solo in maniera tarda il nostro paese si è ricordato di questa giornata della memoria. Per fortuna si è ricordato. E questo è un dovere, la provincia, i comuni fanno queste iniziative importanti, quindi gli artisti, ecco, sono degni di queste opere, perché hanno fissato su una tela, su un quadro, quello che sono pagine tristissime dell'umanità di quegli anni. 3 anni fa sono stato ad Auschwitz-Birkenau con un gruppo di miei compaesani e sono entrato anche in quei luoghi veramente dove non si trovano parole se non desolazione e il ricordo di quello che è avvenuto. Ecco, la storia, è cruda e difficile da raccontare, ma il dovere di tutti, non solo dei nuovi amministratori, è quello di farla conoscere alle generazioni, perché purtroppo nei libri di storia la storia viene scritta in tanti modi e tante volte non viene neanche ricordata. Questo è una cosa che mi dispiace, perché tutti abbiamo studiato, chi più chi meno, ma tante volte la vera storia non c'è. La vera storia è sulle testimonianze. Io qualche anno fa ho voluto creare un documento tra chi è stato deportato, chi ha vissuto la prigionia, chi ha vissuto queste pagine e la campagna di Russia, come tante altre esperienze della guerra. Quelle persone non ci sono più, però almeno rimane, come dice in questo volume, tra le righe rimane la testimonianza di chi l'ha vissuta, perché altrimenti sono documenti che non avremo più. Quindi mi complimento, queste forse sono delle iniziative che hanno un altissimo valore. Certo, far cultura, far arte è bellissimo, però tante volte si ferma solo a dei momenti, a dei flash, degli istanti, ecco, di cui l'artista vuole trasmettere. Penso che trasmettere queste emozioni sono tra le cose più importanti che noi uomini possiamo vivere e testimoniare e tramandare. Quindi grazie e mi complimento ancora per l'iniziativa. Via. Dico solo due parole,
più che altro per portare anche il saluto della comunità ebraica di Venezia. Peraltro c'è stato qualche problema tecnico, perché appunto siamo di venerdì sera, quindi già di Shabbat, e generalmente le inaugurazioni non vengono fatte di Shabbat. Però talmente era la foga di Angelo e talmente sì, è stato recepito positivamente con questo messaggio, che non avevamo neanche pensato, effettivamente era venerdì sera. Per cui devo dire che sono molto contento di essere qui questa sera, e che ci vorrebbe ogni anno un'iniziativa di questo genere. È dall'82 che in un modo o nell'altro partecipo attivamente alla giornata della memoria e alla giornata della cultura ebraica, che sono un po' i due impegni che ci sono ogni anno, e in maniera diversa. Devo dire che mi sento, sì, sento la necessità di farlo, anche per il fatto che ho una storia familiare. Mia mamma ha avuto tutti e quattro i nonni morti in campo di concentramento, tre a Terezin e una nonna a Auschwitz, o perlomeno in treno andando a Auschwitz. Non abbiamo mai capito bene se è arrivata a Auschwitz o è morta in treno prima, e anche le documentazioni tedesche non sono chiare in questo senso. Mia mamma è nata nel 1935 in Germania, è venuta con tutta la famiglia nel 1936 in Italia, dove mio nonno ha impiantato una piccola fabbrica a Porto Marghera di feltri per carta, un'attività che aveva mio bisnonno a Göppingen in Germania, ed è stato proprio mio bisnonno a dire a suo figlio: vai, perché qui i tempi sono cambiati, non è il caso che rimani in Germania con tre figlie piccole. E mia mamma quindi all'età di 6 mesi è arrivata in Italia. E i quattro nonni però dicevano: noi siamo anziani, ci siamo sempre comportati bene, abbiamo costruito questo paese, la Germania, nessuno ci toccherà mai. Invece è successo subito, appena le leggi razziali sono state prolungate in Germania, sono stati spediti nei carri bestiame a Terezin, che in teoria doveva essere un campo di concentramento modello, più soft, ma che in realtà dopo è finito anche quello nei forni crematori. No, questo non si sa molto, però io li ho visti i forni crematori a Terezin, e vi assicuro che non sono stati inutilizzati. E quindi quando si ha un passato familiare di questo tipo, anche se mia mamma e le sue sorelle sono state educate a con un percorso molto tranquillo, sereno, insomma, cioè è stata somatizzata bene questa cosa, però rimane nel proprio DNA, insomma. Per un artista ebreo penso che sia tutti i giorni il 27 di gennaio, insomma. È chiaro che in un modo Sara sicuramente sarà d'accordo con me. Io ho voluto portare questi boschi non perché questi boschi rappresentino specificatamente un percorso legato alla Shoah, ma perché tradizionalmente nel mondo ebraico si pianta un bosco. In Israele si pianta o un giardino o un parco o un bosco in memoria di un giusto o in memoria di un defunto, e quindi è legato in un qualche modo al fatto che questa persona rimanga in vita, no? E molte
paesi, molti comuni italiani hanno adottato questo sistema, anche a Padova mi sembra, anche di piantare un albero ogni bambino che nasce, o di piantare, fare comunque un giardino dei giusti, o noi abbiamo una traduzione europea, anche artistica, legata ai verdi tedeschi in questo senso. Sarebbe una buona cosa che, visto che ci sono due rappresentanti delle amministrazioni, si facesse un po' questo anche nel Veneto, in altri paesi, in altri comuni del Veneto. Con questo solo due parole per quanto riguarda il percorso numerico all'interno dei miei lavori. La gematria praticamente sottende tutte le mie opere. La gematria è il valore numerico della lettera ebraica. Per esempio la parola Av vuol dire padre, è formata da Aleph più Bet. Aleph vale 1, Bet 2, padre vale 3. M è madre, è Aleph più Mem, 1 più 40 è 41. Yeled vuol dire bambino, è Yod, Lamed, Dalet, 10, 30 e 4, è 44, è la somma di 41 più 3, padre più madre mi dà bambino. Questo è un percorso sintetico per poter far capire che c'è un percorso a priori riguardo la numerazione nella lingua ebraica, cioè la parola è costruita con un percorso numerico a priori. E se poi qualcheduno vorrà farmi delle domande specifiche, io non voglio portarvi via altro tempo alla visita, alla mostra, sarò disponibile a parlare con voi. Grazie. Chiudere è abbastanza difficile, verrebbe da dire, beh, abbiamo concluso i nostri interventi, quindi chiudiamo, ma c'è una grande voglia anche di poter, come si può dire, si chiudere, ma in una maniera e una forma che nel silenzio, io credo, possa abbracciare tutti noi, ma in particolar modo i nostri due amici, per tutto quello che ricordano appunto tutti i giorni, ma assieme a noi sicuramente saremo tutti insieme pronti ad aiutarli a superare questo ricordo, ma per affermare appunto una vera libertà, per affermare una etica diversa, una democrazia vera dove tutte le persone diverse non devono più aver paura per il solo fatto di essere nate, di dover essere uccise. Grazie, grazie, grazie. E con questo.